Grazie Daniele, chiamo Limon Bertin di Filmcast di Ascoli Piceno. Cioè, Filmcast. Buongiorno a tutti. Sono felice di trovarmi davanti a un platea così colorato. Si spera che l'immigrazione ce la farà. Il mio intervento lo vorrei fare sul quotidiano dell'immigrato. La crisi oggi ha cambiato la vita di tutti, ha peggiorato quella dell'immigrato. Stanno fallendo tutti i progetti di immigrazione che ognuno aveva dietro. L'immigrato nostro, soprattutto l'africano, quando parte per aiutare chi è rimasto a casa. Oggi tante famiglie stanno mandando figli da nonni a casa. Nonni che loro aiutavano mandano figli là, non si sa come faranno vivere figli che tornano a casa, perché qui l'immigrato non ce la fa più. È un problema. Chi lavora ai sportelli di immigrati oggi si rende conto che le richieste di immigrati sono cambiate. Se prima si andava soltanto a chiedere che documenti servono per rinnovare il permesso di soggiorno e mi serve un contratto per affitto, oggi dove posso trovare un letto caldo per dormire? Da chi posso andare a mangiare stasera? Queste sono le richieste che si fanno oggi. Ma tutti i diritti che noi stiamo cercando di avere, vi giuro che non possiamo aspettare che questa lotta sia fatta da italiani. Italiani non possono lottare a posto nostro per permetterci di avere la cittadinanza, per vedere, siamo noi e per fare ciò è la cultura nostra. E come le diceva la segretaria, la lingua. Senza la lingua non potremo mai esprimerci, dire che cosa vogliamo, quanto contiamo noi in Italia. Ormai il popolo immigrato è un popolo opposto al popolo italiano, questo è il problema. E noi dobbiamo dimostrare che non siamo due popoli diversi. Siamo un popolo unico, immigrati italiani. Immigrati italiani, a volere il benessere di tutti, dell'Italia che ci ospita e che è diventata nostra. Per fare ciò, carissimi immigrati, dovreste essere capaci di riciclarvi. Riciclarvi significa se uno per il lavoro di autista deve essere capace di imparare a fare il muratore. Dovete far uscire fuori le vostre capacità, la vostra intelligenza, perché ormai è così. Questa crisi ci chiama di cercare in noi che cosa abbiamo di più forte da dare per cambiare le cose in positivo, altrimenti spariamo noi. Allora, non vorrei essere molto lungo. Vorrei dire soltanto che il destino dell'immigrato si trova nelle mani dell'immigrato. L'immigrato deve lottare, ma lottando, facendo valere quello che serve per la società, non lottare per dire io voglio questo. Noi siamo una società unica, non vogliamo la crescita di questa società nella quale viviamo tutti noi italiani e immigrati. Questo sarà soltanto quello che volevo dire e vi ringrazio. Grazie.